Abbiamo incontrato alla cascina Cuccagna una donna di nome Kumba, senegalese di 43 anni. Per adesso sono praticamente 4 anni che sono rientrata in Senegal e lavoro sui progetti di co-sviluppo con l'associazione di migranti Stretta di Mano. Ha vissuto per 13 anni a Parma. L'inserimento non è stato facile perché nel 97 non eravamo tanti migranti immigrati in Italia e soprattutto a Parma. E mi ricordo che era per me non tanto difficile, guarda, ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi hanno aiutato, che mi chiedevano, quindi il mio inserimento non è stato tanto difficile. E mi ricordo che i primi anni ti guardavano stranamente, perché ovviamente non vedevano tante persone di colore, soprattutto le donne, perché la prima fase di migrazione era tutto, più che altro gli uomini. Quindi dall'88 i primi migranti, soprattutto senegalesi, sono cominciati ad arrivare in Italia. E in Senegal ha fondato una cooperativa di donne dove producono marmellate e succhi. L'abbiamo intervistata per farci raccontare la sua vita sia in Senegal che qua a Parma e per raccontarci appunto il suo lavoro. Mi sono prima iscritta all'università perché ero già, ma ho dovuto abbandonare l'università per lavorare per bisogno, perché ovviamente mio marito, che ho raggiunto qui in Italia, che era già qui sul posto, non ce la faceva da solo, quindi avevo bisogno di due stipendi a casa. Ho cominciato a lavorare, a fare dei corsi serali, a mettere su figli, perché due dei miei figli sono nati qui. E che lavoro facevi? Allora, io ho fatto una formazione come assistente di base, ma anche come mediatrice culturale, quindi facevo i due lavori, e le mediazioni che facevo le facevo nelle scuole per l'inserimento dei bambini appena arrivati, che non è mai stato facile, per l'inserimento lavorativo delle donne migranti in Italia, soprattutto nella località dove abitavo, a Parma. E poi anche la mediazione all'ospedale e a volte in tribunale. Tu hai dei figli, quanti figli hai? Sì, ne ho 3. E sono nati qua, giusto? 2 sono nati qua. Ah, okay. La prima è arrivata qui con me, aveva solo 3 anni, quindi ho fatto il suo percorso fino alla terza media qui. Quindi quando siamo rientrati aveva già il suo diploma di terza media con sé. Gli altri 2, perché c'è un'altra femmina che ormai ha 13 anni e piccolino, sono nati qua. E quando sono rientrata con loro in Senegal. Infatti lì ho dovuto ricominciare da capo, loro sono dovuti riadattarsi al contesto senegalese. Non è stato facile all'inizio, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Perché comunque è molto molto diverso qua in Italia che in Senegal, diverso. È molto diverso da tutti i punti di vista. Anche per le scuole, per l'insegnamento. Per la prima diversità è la lingua, ad esempio. In Senegal si parla francese, loro sono dovuti adattarsi alla lingua francese. Ma anche il sistema scolastico è diverso. Noi abbiamo copiato molto dal sistema francese, con l'elementare, 6 anni dell'elementare di fare, poi 4 anni, no, altri 6 anni per le superiori. Quindi sì, è un percorso abbastanza. Quindi non ci sono le medie là? No. Beh, le medie superiori sono attaccate insieme. Ok, ho capito. Quindi sono 6 anni che devi fare medie superiori. Infatti le scuole si chiamano École Moyenne Supérieure, medie e superiori. Ok, ho capito. E i tuoi figli come si sono trovati qua in Italia? E loro penso bene, soprattutto la grande che si è inserita bene, anche sua sorella, anche tuttora hanno il loro gruppo di amici con cui si sentono, chattano su internet, quindi già sì, bene. Bene, ok. Allora direi che ho finito, perché grazie mille di averci dedicato questo tempo e ti lasciamo fare quello che devi fare. Sono io che vi ringrazio.